Siamo in provincia di Sondrio, esattamente a Santa Caterina Valfurva. Noi siamo alloggiati all'Hotel Compagnoni e oggi faremo un'escursione che parte direttamente dall'hotel e ci porterà sopra l'abitato di Santa Caterina fino ad arrivare alle baite di Ablès. Proprio di fronte all'Hotel Compagnoni prendiamo questa stradina e seguiamo l'indicazione per Ablès. Giornata stupenda, speriamo regga. Siamo in località Linanza ed ora continuiamo sulla strada forestale. Stiamo facendo una bellissima passeggiata. Adesso siamo usciti dal bosco, anche la vista sulle montagne è davvero bella e noi continuiamo camminando tra questi meravigliosi prati fioriti. Dopo un'ora e mezza da Santa Caterina Valfurva siamo arrivati all'agriturismo Ablès. Adesso ci riposiamo un attimo, ci guardiamo attorno perché qui è davvero una meraviglia e poi aspettiamo il pranzo. Mentre aspettiamo il nostro piatto forte, vi facciamo vedere delle immagini che abbiamo girato attorno alla malga. Assaggiamo allora i prodotti tipici dell'agritour. Partiamo col formaggio, buono, e poi passiamo ai salumi. Altrettanto buono. Diamo inizio alle danze. Adesso assaggio un caffè un po' particolare, qui è chiamato caffè del pastore, a base di caffè lungo, un liquore chiamato Ginepì e panna montata. Assaggeremo poi a parte il Ginepì che la signora ci ha offerto. Abbiamo terminato il nostro pranzetto, ci siamo riposati dopo aver bevuto il digestivo ed ora torniamo a Santa Caterina Valfurva seguendo la strada anziché il sentiero. Manca ancora poco per arrivare a Santa Caterina. E con la pioggia siamo ritornati al punto di partenza, albergo Compagnoni. È stata una bella passeggiata, semplice, piacevole, alla portata di tutti, famiglie comprese. Se avete dei bambini, all'agriturismo Ablès ci sono anche degli animali, molto belle le cascatelle sopra l'agriturismo e lì si mangia davvero molto bene. Come sempre noi vi salutiamo,
e vi diamo appuntamento alla prossima!